Ciao a tutti amici The Italo Disco Fan, siamo in diretta su Facebook e come sempre faccio un controllo col cellulare per vedere se effettivamente siamo in diretta. Ok, ci siamo, perfetto, ci siamo. Almeno posso controllare tutto quello che succede direttamente anche col cellulare. Insomma, una puntata straordinaria per il salotto della dance. Siamo ripartiti alla grande con questo secondo appuntamento di questa stagione nuova 2023-2024 e intanto ecco, vi invito tutti ovviamente a mettere mi piace, il pollicione, a commentare, a fare domande al nostro grande ospite che in questo momento ancora non vedete perché è nascosto, si fa attendere perché noi abbiamo un grande ospite con noi ed ecco che lo chiamiamo. Facciamo un grande saluto a Mark Tower che è qui con noi. Ciao Mark. Ciao, ciao Massimo. Perché mi guardi male così? Non ho sentito la sigla, scusa, non hai fatto partire la sigla. Abbiamo dimenticato la sigla. Ma porca di... Allora vai, male. Dai fiato alle trombe. Oh, adesso sono contento, bravo, scusa, bisogna cominciare, manca la sigla ragazzi. Scusa, manca la sigla, allora, abbiamo buttato fuori la sigla, i Looney Tunes. Grazie Mark, buonasera. È un personaggio, personaggio straordinario che ha una simpatia unica nel suo genere, oltre a un grande artista che ci ha lietato con la sua musica in questi 40 anni. Intanto stanno arrivando tanti i commenti, tanti ci salutano. Allora, insomma, benissimo, benissimo, grande Massimo, ciao caro Massimo, hola. Addirittura abbiamo dei hola. Commenti, hola, 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 hola da Dante, da Dante Salvetti. Dante, ciao, te conosco, tu eres una bravissima persona, ciao, hola. Ma guarda Dante è italiano, eh? È italiano, scrive hola. Ah, vabbè, forse lo fa per farmi piacere, perché sa che passo parecchio tempo a Santo Domingo, quindi per... No, grazie Dante. Grazie Dante. Allora Mark, dai, saluta i nostri amici, dai, in maniera effettiva. Allora, vi saluto, benvenuti. È una chiacchierata che facciamo insieme, grazie al nostro grande amico Massimo. E se avete qualche cosa da chiedermi, fatelo, tanto poi non vi rispondo. Quindi... No, 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 no. Tanto ci risponde, è inutile. Dai. Intanto guarda, abbiamo già diverse persone collegate, abbiamo mia moglie Giovanna, sei un mito, troppo forti, abbiamo Rika Ross che dice ciao da Barcellona, addirittura abbiamo Barcellona collegato, abbiamo la Spagna, appunto collegati, da Tony Di Mar. Abbiamo Massimo Marcos, ciao Massimo, buonissima e splendida serata a te e a un grande, grande abbraccio al mitico e divertente Mark Tower, vedi, divertente, vedi, hai colpito del segno, eh? Oddio, oddio. Allora, vai, ti stanno collegando tanti amici, sì. Qui è una puntata straordinaria perché Mark Tower è stato un po' nascosto per tanti anni, ci ha regalato delle perle incredibili. Da prima di tutti che vediamo anche dietro a lui, ok? Ma ce l'ho anche io il disco, vediamo un po', ma c'è la luce. Ecco vedere. Mark Tower, You Are in Fun in Love. Un grande successo, il primo disco che è stato un successo incredibile, che ancora oggi, dopo 40 anni, lo balliamo e lo suoniamo. È vero, è stato il primo, è stata un'occasionissima e io facevo operavo come DJ, come tu sai, sì. E a quei tempi era meglio per un DJ, per farsi vedere un po' di più piazzato sulla piazza, se facevi un tuo pezzo,
beh, sai, il nome girava meglio, come ha fatto pure un pezzo, certo. E allora io lo feci, grazie alla collaborazione con un mio carissimo amico Stefano, e l'abbiamo fatto. Poi che è successo? L'abbiamo portato allora alla Disco Magic a Milano, e è piaciuto, e nell'83 è uscito Fall in Love. È stato bellissimo perché il disco era uscito da un giorno, io mi ricordo era dicembre 83, e da un giorno, è uscito il 20 di dicembre, subito prima di Natale, e già il 21 io ero già a fare una serata con gli amici P-Lion, Denaro, Felli, mi ricordo ancora a Reggio Emilia. Cioè il disco era uscito da un giorno, quindi nessuno ancora aveva avuto la possibilità di ascoltarlo, io credo. E comunque è stata la prima serata, poi ne sono arrivate tante altre, come Marzano. Beh, sì, no, ma è vero, un pezzo che tra l'altro te hai scritto. Sì, sì, ho scritto parole, arrangiamenti, musica, parole semplici, perché quando io scrivo pezzi non vado a cercare chissà che parole, ragionamenti o che. No, io scrivo e canto l'amore, la passione fra due persone. E questi sono i miei testi. Ma non battere la penna sul tavolo perché si sente. Tanto per far casino, io faccio casino. Vabbè sai, Mark è abituato a fare casino, eh? Soprattutto quando lanciavi i dischi in pista. Oh sì, era una cosa che si faceva almeno una volta alla settimana, perché sennò mi costava un patrimonio, tu puoi capire che prendevo i dischi, poi li buttavo, prendevo i dischi, facevo il missaggio. Il disco era partito, quello che era appena usato lo prendevo, non è che poi io mi giravo e lo mettevo al suo posto, nella sua copertina, no, shum, volava, e poi chi lo prendeva se lo prendeva, tanta gente se l'è preso qua, quindi tanta gente ferita, però erano felici perché non me frega niente, c'ho il sangue, però c'ho il disco che ho appena usato. Fantastico. Non c'è stato nessuno che ti ha inseguito. Pensa, nessuno che mi ha fatto causa, nessuno mi ha querelato, anzi venivano su grondanti di sangue, ma felici, grazie, l'ho beccato io questa volta. E questo mi ricordo che lo facevano nelle discoteche, di solito il sabato sera, perché se lo devo fare tutti i giorni, ragazzi, ma sai che il patrimonio che mi... No, immagino, il costo, certo, il costo. Mi mangiavo il patrimonio. Dimmi. Allora, salutiamo un po' di amici. Abbiamo Fabio Melelli, che è collegato con noi, Fabio. Alberto Corridori, a parte Alberto. Dante Salvetti abbiamo salutato, Alessandro Colombo, abbiamo Franco Nannucci, Daniele Altariva, Nicola Raccanelli, che ci dice grande Nico. Marco, un mito. Ciao Nico! Abbiamo Ramon Rodriguez. Wow, da dove? Ramon, da dove tu vieni? Da dove tu stai parlando? Da dove tu stai scucciando? Allora scriverà sicuramente. Poi abbiamo Angelo Bottelli, Richard Milella, abbiamo Rick Mag, Riccardo dei Manhattan Project, abbiamo Gianni sì. Testa. Ecco, tra l'altro c'è una richiesta, c'è una richiesta già bomba. Vogliamo il vinile di So Crazy. Questa è una cosa a cui tengo moltissimo anch'io. Attualmente So Crazy è solo nelle piattaforme digitali, tu lo sai, ma io spero che al più presto la produzione, il mio produttore Marco Mariani di Cesena, io spero che, siccome le richieste sono tante, ne sono arrivate anche alla Ruggenti Records, che si metta la mano sul cuore e per tutti gli amici, almeno per gli amici più cari, insomma, vada a stampare questo benedetto vinile e che venga dato agli amici. Però, io ho il CD. Però il tuo è il CD, sei fortunatissimo. Il CD sì, c'è, è uscito. Sì, dato abbiamo anche Raff Todesco che è collegato. Allora, Rick and Ross ci fa una domanda. Allora, lui ovviamente è straniero, vediamo di interpretare la sua domanda. Come arriva a cantare come corista Sarah Simon? Cioè, come è arrivata, diciamo, al brano a cantare con te, appunto, You Are in Fall in Love?
Ah, bellissima questa storia. Ora ti dico. È successo questo, quando io portai alla Disco Magic il pezzo, vabbè, mi dissero ok, va bene, ma non te lo dicono dopo un minuto, te lo dicono dopo un mese, 2 mesi. E mi mandarono a registrare il tutto allo studio Rexon di Milano. Lo studio Rexon di Milano, dove ci lavorava, ci registrava Ornella Vanoni. E io arrivai e il giorno dopo che nello studio registrarono Vous le Boudanciez i ricchi e poveri. Insieme ai ricchi e poveri, per aiutarli nei cori, c'era una ragazzina che allora aveva, si può dire perché allora aveva 17 anni, e si chiamava Sara Simon. Cosa accadde? Io avevo bisogno di un coro. E Sarah Simon fece il coro per Fall in Love. Restò in studio il giorno dopo per me, dico, ok, lo faccio io. E poi con l'aiuto di Massimo Noè, di Piero Cairo e i lanci di Bruno Bergonzi abbiamo fatto Fall in Love. Tra l'altro, ti posso dire, se mi ricordo bene, c'era anche, e non se ne voleva andare fino alla fine della registrazione, Judy, quello che cantava in quello che aveva fatto Island of the Sun, Ah, sì. questa qui c'era pure lui e mi guarda e guarda poi anche Noè, Cairo e dice: ma questa qui la vorrei cantare io. E ho detto: no, guarda, c'è Marco, è sua. Non so come fai a cantarla tu, è sua. E mi ricordo che è stato molto gentile, molto, molto educato e molto gentile. Ma pensa te, pensa te. Saludos salute da Messico, salute da Oh, Messico. ciao, ciao. Ho tanti amici in Messico, in Sì, poi effetti. abbiamo, Quindi, ecco, Judy, Jimmy McFoy. It eccolo, is vedi? line of the sun. Sì. Island of the Sun, lui Jimmy McFoy. E comunque, ecco, Mark, insomma, poi andremo anche a So Crazy, come è nata So Crazy, ma avere in mano questo vinile che ci ha dato tante emozioni, cioè, ma te pensavi in quel momento giovanissimo, perché insomma cioè, sei giovanissimo ora, a quel momento eri un bambino? Aspetta, aspetta. Ok, ora ti sento. Vai. Ah, ok, non so, perché lui aggeggia e non sta fermo un secondo, vedete, No, no, no. no? Cioè lui c'ha un entusiasmo, un'energia che è cioè, proprio incredibile. Ma pensavi quel giorno che eri lì in studio che questo brano avrebbe avuto il successo che poi ha avuto? No, 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 devo dirti la verità. Io pensavo, beh, lo voglio fare perché mi serve per il mio lavoro. E bene o male, bene o male, con le cose che escono, che stanno uscendo, questo qui in mezzo agli altri ci sta. Non è che non ci stava, cavolo, ci sta. È carino, è orecchiabile, non rompe tanto le scatole perché non dura molto. Il punto di missaggio non ce l'ha poi così lontano, perché io pensavo questo come DJ, allora il pezzo deve avere un punto di missaggio, ma non che sia un chilometro oltre. Quindi che ci sia una strofa, un ritornello, strofa, ritornello, chiudiamola lì, missaggio, e il DJ è felice, lo usa. E io ho pensato, devo fare un pezzo che piace a me, ma che un DJ possa usare. Cavole, sono contento, è andata proprio così, è andata bene. Nella semplicità è andata bene, l'hanno usato in parecchi, in effetti. Eh sì, no, è stato, ripeto, è stato, ma è un pezzo che ancora oggi è amato da tutti i fan di tutto il mondo. Perché gira nei social, gira il Ah. disco, gira i video, sai, il video con appunto con il logo, la copertina, proprio il brano. Insomma, c'è una grandissima condivisione in tutti i social, in tutti i gruppi, soprattutto Messico, Perù, cioè, incredibile. Grazie, grazie, grazie. Io devo ringraziare gli amici del Messico che ogni tanto mi chiamano, mi salutano, mi dicono quando è che vieni? Quando mi chiamate, quando organizzate qualche cosa in Perù. Ah, tra l'altro, in Perù mi piacerebbe andare. Mi piacerebbe andare. Gli ho già detto, guardate, quando volete io posso anche venire. Organizzate una bella festa per
perché voglio assaggiare la cucina peruviana, che secondo me noi siamo la migliore. Poi c'è quella molto tecnica, che noi siamo migliore per i prodotti, per l'unicità dei prodotti. Poi c'è quella, la tecnica, che è la cucina francese, ma quella del futuro secondo me è la cucina peruviana. E quindi vado là a mangiare. Comunque no, in queste dirette si va sempre a parlare di cucina, eh? Ma sì, chissà perché, non lo so. Oh, perché è bello, musica e cucina. Un abbinamento, come dice Riz, fantastico. Allora, Tony Di Mar dice 15 anni, Sara, quando cantò, sì, abbiamo confermato, era giovanissima. Sì, sì. O 15 o 17, non vorrei sbagliare, eh? Io mi vabbè, comunque 17, era giovanissima. Ma se 15, bene, era giovanissima. Sei giovanissimo. Poi vediamo un po', Pier Conti dice: ciao Mark, ti ho visto alla discoteca Altaluna, ti aveva presentato Oliva col tuo grande pezzo. No, aveva presentato, sai chi? Giorgio Conti. Giorgio Conti era il presentatore di quella serata lì, all'Altaluna, me la ricordo, c'è il filmato ancora che gira. È vero. È stata carina, è stata carina. E tu eri lì? Bene, hai fatto bene. Abbiamo, aspetto, Francesco, nelle prossime. Sì, abbiamo Francesco Grazzini collegato con noi, Anita Campagnolo che è collegata, Anita, ciao Anita. Mi piace, brava Anita. Allora, Pier Conti dice un grande pezzo melodico, ci stanno salutando, ecco, Richard Ross, vediamo se recupero il commento, e lo vediamo, il disco lo vediamo dietro la tua testa, Mark, e Glorias, per quanto riguarda A.O.O. Mexico. Ah, bravo. Perché sai, questo nome? Sai perché? Ti dico, non volevo farlo uscire con il nome di Matt Tower, e quindi l'unico modo era, mi invento un torre, Torrias, che magari ricordasse un po' un gruppo latino-messicano. Ecco perché ho messo Torrias. Ma allora, chissà cosa vuol dire? Magari Torrias. Io dico Torrias, però non so, magari in Messico si dice Torrias, o magari una parolaccia, vada a saperlo. Fai vedere, che? Ecco, si sposti un attimino, si vede il disco dietro, eccolo lì, A.O.O. Mexico, tra l'altro un pezzo che ha un'energia paurosa, vero? Che sì, poi, ce l'hai, c'hai 45 giri, oh, bellissimo, bellissimo, una chicca straordinaria. Ha un'energia incredibile, anche perché è nettamente diverso, se vi rendete conto, è differentissimo da Fall in Love. Volevo un attimino accelerare il tempo, e infatti è una cosa velocissima, A.O.O. Mexico è velocissimo. Sì. Sì, sì. Che poi è un inno a questo bellissimo popolo. Sì, in effetti, ma sai che quando ci siamo visti, poi perché hanno organizzato quella famosa festa che è stata fatta a Valenza Po a maggio, mi hanno detto, in effetti, mi hanno avvicinato, detto: guarda che noi nelle istituzioni, quando ci sono le feste istituzionali, le sagre in Messico, non cantiamo più e non suoniamo più l'inno del Messico, perché andiamo su A.O.O. Mexico, che è diventato l'inno ufficiale. Cioè, ti rendi conto? Ma io devo là, non dire stupidare, ma no, lo usiamo come inno nazionale. Vabbè. Ma pensate voi. Questa Italo Disco che si è migrata completamente al di fuori dell'Europa con un successo incredibile. Pensa, io non so come siamo riusciti a farla, a inventarla, la Italo Disco, la Italo Dance, perché in effetti, cioè, la melodia con il ritmo a battere a cassa non riesce, non può legare, cioè è un obbrobrio. E invece, ci siamo riusciti dal 78, 79, 80, vedi come pian piano ci siamo riusciti e abbiamo creato una cosa nuova ed è bellissima. È proprio uno stile musicale a parte, è un tutto un suo stile, abbiamo creato uno stile stupendo. Guarda, io resto ancora adesso ad occhi aperti, perché è stato un lavoro che abbiamo fatto eccezionale, bravi tutti, bravi tutti.
Comunque, questa nostra diretta, tra l'altro vi invito tutti, chi non lo ha fatto, chi non l'ha vista, a vederla o rivederla, la nostra chiacchierata che abbiamo fatto qualche mese fa per I Love Italo Disco, dove Mark ci racconta la sua carriera e molti aneddoti. La cosa interessante, Mark, è che praticamente per 40 anni sei stato nascosto, possiamo dire. Cioè, io avevo grandi richieste da quando ho iniziato a fare queste chiacchierate 2 anni fa, ma Mark esiste ancora? Ma chi è? Cioè, e poi aver fatto la chiacchierata e oggi averti qui con noi, in diretta, con tutti i fan, cioè, per me è un motivo di orgoglio, perché sono queste chicche straordinarie. Cioè, noi abbiamo ascoltato il disco, ci ha dato emozioni con la tua musica, con la tua voce, e averti qui con la tua faccia, cioè, capisci, no, il senso, no? Non so neanche cosa dire, perché mi emoziono, perché chi mi conosce lo sa, perché ci tengo molto alla musica e soprattutto a chi c'è dietro. Per me è una cosa straordinaria, ma non soltanto per me, ma penso per tutti i fan che in questo momento stanno vivendo, possiamo dire, a casa tua questa grande gioia di averti qui con le tue grandi grazie, ma non fatemi piangere, perché sono un tipo emotivo moltissimo. Quindi spunta la lacrimuccia, attenzione. Scusami se ho un po' spinto su questo. No, il fatto è questo, cioè, hai ragione in effetti, perché io di punto in bianco lascio il mio lavoro, il mio lavoro da DJ, con mille soddisfazioni, felicissimo di aver fatto tutto quello che avevo fatto, e sono stato tirato, già a quei tempi sono stato tirato dalla grande finanza, e quindi mi sono dedicato alla promozione finanziaria, con tutte queste cose qua, no? Cioè, ti sei occupato di altro, non hai fatto più niente nel mondo musicale. No, niente, ho cambiato genere, assolutamente, in borsa, a Milano, eccetera. Quindi per tutto questo tempo io ci ho dato dentro dove dovevo dare dentro. Poi ho avuto la fortuna di sposarmi, ho trovato una creola bellissima, e abbiamo la nostra casa e tutto anche a Santo Domingo, ce l'abbiamo qua. A Mantova, sai che noi stiamo a Mantova, qui siamo a Mantova, attenzione, questa è Mantova, parla Mantova! A Mantova! A proposito, quando viene a vederla questa città, che è bellissima, un gioiellino, quindi ti aspetto, si viene presto. E invito tutti voi qui a venire a Mantova, che è una cosa, sai cosa? Quasi quasi, sembra di essere a Siena, però non è Siena, è Mantova. A parte quello. E poi che succede? Poi alla fine qualcuno è riuscito a trovarmi, nonostante io non buttassi le moliche di pane al mio passaggio, mi hanno trovato e mi hanno fatto rientrare, sono rientrato qui a Mantova, che è un periodo che invece ero via, e mi hanno detto, niente, guarda che qui è il movimento della Italo Dance, della Italo Disco, è un movimento vero, importante, forte, è perché tu devi starne fuori. Cioè, ci sono tutti sono rientrati, chi invece chi è sempre stato nel movimento, cioè, manchi solo tu. Cioè, cosa fai? La pecora nera? Cosa fai? E allora sono rientrato e ho avuto l'occasione di essere trovato da un produttore di Cesena, Marco Mariani, che mi ha dato l'occasione per fare questo. Per fare So Crazy. E So Crazy, ecco, l'ho detto tantissime volte e lo ribadisco, è un pezzo, cioè, pauroso. Pauroso. È un pezzo che pompa, molta forza, sembra un treno, macina. Io ho pensato, cioè, per chi deve ballare, cioè, uno ballando deve andare giù di testa, magari i primi momenti sta così, fa un po' il damerino, sta un po' sulle sue, con i ritmi così, ma qui adesso basta, qui siamo già a mezzanotte, all'una, alle due, qui bisogna pompare, uno deve stravolgersi, sudare, bravo, sudare e godere,
e quindi ho dovuto fare un treno e quindi ho fatto Socresi. Tanto Socresi, dove lo possiamo scaricare? In tutte le piattaforme digitali, tutte. E poi vediamo, ti ho detto, speriamo che se riusciamo a far uscire un po' di vinili per gli aficionados, speriamo, io ci spero. Se non questo, uscirà il prossimo in vinile. Certo, poi ne parliamo anche, andiamo a approfondire alcuni aspetti. C'è una domanda, il disco di CTO è cantato da te? Oh, me lo ricordo, CTO... sì, era un pezzo che ho scritto, non volevo cantarlo io, e quindi l'abbiamo fatto cantare a un nostro amico che veniva a trovarci nella sala di registrazione, e l'abbiamo fatto, sì, c'era anche come produttore musicista il chitarrista di Gianna Nannini, Claudio Cattafesta, che ci ha lasciato purtroppo. E abbiamo fatto sto pezzo, ma non l'ho cantato io, no, assolutamente. Okay. Abbiamo fatto montare a un altro amico. Abbiamo FX, un saluto a Massimo e a Mark, pilastro portante nella storia della Italo Disco. Ah, loro ho fatto bene a rientrare, se no, il pilastro qua. Quando leggiamo e vedi questi commenti e senti questi commenti, in questo momento cosa provi? Ti posso dire, cioè, ancora... pilastro della Italo Disco, detta da FX, che è un grandissimo appassionato della dance italiana, cioè, che cosa provi? Sai che ancora oggi, porca la miseria, non ci credo. Devi credere? Ci devo credere, perché cavoli, guarda le manifestazioni di consenso che ho con le persone, con gli amici che ti scrivono, che ci scrivono. Ogni giorno che passa, io più ci credo, però cavoli, è difficile crederci, ma devo crederci. Ci devi credere. Perché, ripeto, questo percorso che è iniziato, capito, con Fall in Love, che diciamo è arrivato a oggi con So Crazy, che è l'inizio di un ritorno di Mark Tower. Poi, cioè, tra l'altro, ascoltando anche questo pezzo, ripeto, non ha niente di meno di pezzi eccezionali della dance, capito? Ovviamente con sonorità attuali, però con una grande forza. Allora, ci devi credere, Mark, perché sei qui con noi e ci darai tantissime soddisfazioni nei prossimi mesi, perché so che c'è qualcosa lì in lavorazione, insomma, sta bollendo in pentola tantissime news. Sì, in effetti sono contento, no, sono, adesso a parte gli scherzi, sono felice che la gente si ricordi, che la gente sia così entusiasta quando sente ancora il pezzo Fall in Love, ora che sta ascoltando So Crazy. E in effetti vi do una notizia in anteprima: è già pronto il pezzo nuovo, pur essendo So Crazy nuovo, c'era un altro, è già pronto. E il problema, sai qual è? Il problema è che tutte le sale di registrazione in Italia sono tutte occupate, non c'è un posto per andare a registrare. No, perché ti dico, è già pronto, nel senso che il pezzo è solo da mixare, sono già tutte le basi finite, c'è solo da metterci, e io questo lo faccio sempre per ultimo, c'è solo da metterci la mia voce, cioè i vocal li faccio alla fine e li faccio al momento in cui entro in studio di registrazione con le piste già pronte, e c'è solo da mixarle, quindi faccio il mix di tutte le piste e in più ci aggiungo la mia voce, registro la mia voce. Queste sono le ultime cose da fare appena trovo uno studio libero, perché se no mi tocca andare chissà dove a registrare. Vediamo. Sì, dai, sicuramente arriverà anche questa porta libera dello studio. Aha. Rose of Tokyo. Sì, Rose of Tokyo era la canzone dei CTO, Cattafesta, Toro, Riva, che abbiamo fatto cantare all'amico, è vero, sì. È vero. Infatti specifichiamo bene il titolo,
Rose of Tokyo, la rosa di Tokyo, sì, era, in pratica la storia, sai, la rosa di Tokyo era quella ragazza che parlava da Radio Tokyo e negli anni del 43, 44, 42, che diceva, parlava in inglese e parlava ai soldati americani, diceva: ragazzo mio, tornatene a casa tua, non stare qui a rompere scatola noi giapponesi, vai a casa tua. Ecco, la storia era questa. Mentre la storia di, non te l'ho detta, la storia di Fall in Love è la storia di un innamorato che stava insieme a sta ragazza, e solo che questa ragazza un giorno stava in piscina e vede, insomma, che c'erano dei ragazzi con dei fisici un po' più atletici di quelli del suo ragazzo. E quindi, che successe? Si è fatta, insomma, questi ragazzi facevano dei complimenti a lei, alla fine l'hanno intortata come si deve, lascia il ragazzo un po' cicciotto per stare con questi. Questi addirittura gli vanno a comprare un super flat, un super appartamento a Londra, chissà dove, e alla fine quindi lei se ne va e il cicciotto resta lì a fare il pirla, hai capito? Questa è la storia dei Fall in Love. Bellissimo, bellissimo. Guarda, guarda, c'è Tony Di Mar. Certe mattine, quando mi sveglio, sento una pazzia e lui mi tira su di morale mentre preparo la colazione. È fantastico. Guarda, non Cioè, so cosa sento una dire, pazzia, insomma, è so crazy, Ok, l'ha tradotto. Okay. Quando sento so ok. crazy, mi tira su di morale. Ok. Grazie. Poi abbiamo, mi sono perso, Everardo Meta. Ricordi la serata all'Altaluna di Brescia? Sì, me la ricordo perché la vedo, perché c'è in giro questo filmato ancora. Sì, però in effetti me la ricordo, perché mi ricordo, è stata anche quella una cosa bellissima, che ho fatto uno scherzo enorme, bellissimo, al presentatore Giorgio Conti. Saluto Giorgio, ciao! Ciao Giorgio! E mi ricordo che mi presentò e adesso arriva sto qua, parte la musica e io non mi faccio vedere sul palco, lui impazzito con gli occhi fuori dalle orbite. Ma dove sei? Vieni fuori! Io me ne stavo ancora in camerino, tranquillo, e già il pezzo era partito. Poi vabbè, prima del vocale sono entrato e gli ho detto: calma, ti fai calmo, ti ho fregato, no? E ridi! Mi Fantastico. ricordo quello, guarda, è stata bellissima la faccia di Giorgio. Abbiamo Andreas Giacometti, un grande big della nostra amata Italo Disco. Andreas Giacometti è un collezionista di vinile e un grande appassionato, che ci saluta dalla nostra amata Svizzera. Dalla Svizzera, oh bello, ciao. Comunque, Dimmi. Mark, io ti ho conosciuto di persona, tra l'altro sei una persona, ripeto, straordinaria, con grande cuore, e invito tutti i nostri amici ascoltatori di andare su Facebook, perché ha un nuovo profilo, Mark Tower, Ah, sì. dove praticamente trovate i vecchi video, trovate novità, trovate news, trovate tanto cuore. Oh, vedi? Bravo. Ok, tanto cuore. E poi, da non perdere, anche il nuovo canale YouTube di Mark Tower, dove sono caricate tante chicche, anche e soprattutto le serate che facevi audio, le serate in discoteca mixate. Ah, sì, è vero, non ne ho molte, perché in effetti ai miei tempi, nell'80 ancora non. Ma c'era YouTube o non c'era? Sai che non mi ricordo. No, perché c'era Nell'80. YouTube, c'era anche, C'era non c'avevo niente, neanche c'era internet. internet, figurati. E quindi, per No, quello che. anzi, te ce l'avevi Dimmi. già perché tu eri avanti. Ah, Eri l'unico in tutta la faccia della terra. E in effetti sì, ci sono quattro set, quattro DJ set.
4 DJ set che potete ascoltare su YouTube sul canale di Mark Tower. E se non l'avete fatto, iscrivetevi e attivate la campanellina, perché quando arriveranno i nuovi brani verranno messi anche lì, ok? Dicevi, Mark? È vero. E poi mi è capitato, cioè troverete anche, sempre come DJ set Marco Torre, un paio di DJ set che ho fatto sul Malecon, sul lungomare a Santo Domingo, a San Pedro de Macorì. Io abito a San Pedro de Macorì e ho fatto 2 DJ set là nel 2015, credo, con pezzi loro, quindi pezzi latini, sì, ma reggaeton, queste cose qua. Quindi troverete anche quelli, credo che un paio girino del 2015 nella piattaforma. Sì, YouTube ci sono. Bene. Ma ecco, te vivendo anche il discorso dell'estero, no? Hai detto anche. Ma lì che musica ascoltano? L'ascoltano Mark Tower? No, assolutamente. Pensavo a quella strada si sentiva. Magari. No. Là, nella Repubblica Dominicana, è reggaeton a manetta. Reggaeton a manetta o dembow a manetta. E solo che i pezzi più belli, la musica più bella, è quella che hanno inventato loro, io l'ho capita, ed è la bachata. Ok, la salsa, ok, ma quello che hanno inventato i dominicani è proprio la bachata. La chat è fantastica, è melodica, anche di storie d'amore, di cuori traditi, di cuori trafitti, è tutta un'altra cosa. E quello che mi piace, però, sai cosa? Sì. È che loro non ascoltano musica statunitense, nordamericana, loro ascoltano la loro musica e la cantano con la loro lingua. Cioè non esiste la lingua inglese nei pezzi, loro usano la loro lingua, loro parlano, usano l'idioma spagnolo e tutta la musica è così, anche il reggaeton, è in spagnolo. Sono stati bravissimi a lavorare con questo loro, su questo. Noi, vabbè, i pezzi da discoteca italiani, in italiano, cantati in italiano, non è che poi, cioè li contiamo quasi sulle dita di una mano, non sono poi tanti. Io mi ricordo che i primi che ho ascoltato è stato Ancora tu, Lucio Battisti, Una donna per amico, poi non so, Primavera, adesso non mi ricordo di chi, ma cioè non sono tanti. Sarebbe, sai cosa, bellissimo affrontare anche questo, la discoteca come ritmo e le parole in italiano, ma sai che cosa salterebbe fuori a impegnarci in questo? Però non è un problema mio, lo faccio fare ad altri. Okay. Ad altri, non pensiamoci noi, che lo facciano altri. Certo. Intanto ecco, vi invito in questi ultimi minuti qui con Mark, insomma, se avete, ripeto, domande, Mark è disponibile ancora per qualche minuto. Ti volevo dire, Mark, hai qualche aneddoto degli anni 80 da regalarci, carino? Adesso ci penso, no. Ma no, in effetti, perché non devo dire la verità, ma io ho cancellato tante cose di quel periodo, ma non perché le volessi cancellare, ma è perché avevo un'altra cosa da fare, hai capito? Cioè sono così, io vado a scompartimenti. Un periodo che faccio questo, faccio solo questo, un periodo che faccio solo l'altro. E poi, insomma, la mente non è più fresca. Come una... Certo, è passato del tempo. Certo. Cioè, se mi vengono, chissà, una serata così, bevendo un po' di prosecco, mi viene, sapete che è successo? No. Ma questo. Ti volevo dire, Mark, ti ricordi proprio il primo momento davanti a un piatto? Con sì, mix. Guarda, c'era dentro una pasta asciutta stupenda. No, dici piatto! No! Sì, mi ricordo che stavo imparando, ero un DJ resident in una discoteca. Sì. E niente, sto DJ qua
Tra l'altro era il cugino di Ronnie Jones, Jesse Jones, e era venuto a lavorare, a fare la serata, e a un certo momento questo qui se ne va, fa basta, in piena serata, basta, ora vado al bar perché ho sete, vabbè. E io? Tu vai avanti, dai, sarà mica per 10 minuti, un quarto d'ora, vengo subito. Poi in effetti non si è visto per mezz'ora e io sono rimasto lì. E ho dovuto inventarmi. Ho chiesto a quelle due o tre ragazze che erano dentro in cabina con noi, per lui, non guardarmi così Massimo, non per me, per lui, di uscire, perché se no non riuscivo a concentrarmi, non potevo. Quindi ho fatto quello che dovevo fare, l'importante era, Marco, non devi fare scendere nessuno da questa benedetta pista. Perché se no fai la figura del pirla e da stasera la tua carriera finisce. Bene, e dopo mezz'ora nessuno era uscito dalla pista e io ero l'uomo più felice della terra, ero il DJ più felice della terra. Me lo ricordo, questa è stata la prima volta che mi hanno lasciato in braghe di tela, ma in effetti l'ho risolta. Vedo? Come dici, no, o bere, diciamo, o bere o affogare, com'è, no? O mangi sta minestra o salti la finestra. Finestra, ok. È meglio mangiare la minestra che saltare la finestra. E da quella volta lì mi sono detto, vai Marco Torre, così si fa. E sono andato. Comunque tanti appassionati ti vogliono sul palco, ti vogliono vedere su dei palchi importanti nelle piazze italiane. Mi piacerebbe, certo. Sì, chi organizza? Sì, vengo volentieri. Anche perché io penso sempre adesso, vado a fare una piazza importante come Martower. Bene, dopo ci sarà un ristorantino con una specialità del luogo vado per quello, capito? Si casca sempre lì, eh? Sono 100 kg quasi, quindi. Ci sarà un motivo, dico, ci sarà un certo, motivo. Certo. A parte mia moglie che vabbè, cucina benissimo, quindi grazie a lei. Però anche questo, penso di abbinare le due cose, concerti o DJ set, però nei posticini popolari non è che vado a mangiare la pizza, no? Dico, la vostra specialità, anche se fa schifo, no, la voglio assaggiare, scusa. Certo. Ma c'è stato un momento di difficoltà nella carriera da DJ dove ti sei trovato sperso, dove dici adesso cosa faccio? No, sono sempre riuscito a gestire alcune fasi critiche, ecco, diciamo così. Mm. Ho dovuto presentare personaggi importanti come Cocciante, come Gianni Morandi, Andrea Mingardi, e pur nell'emozione nel vedere questi mostri sacri della musica, magari lì ci poteva essere una fase critica e troppo emozione, e invece in effetti no. A me l'emozione mi aiuta per essere sempre up e sul pezzo, in effetti, e non fare gaffe che non si devono fare nei momenti in cui non si devono fare. Vale. Bene Mark, bene, dai, So Crazy, l'ultimo brano di Mark Tower, ripeto, fantastico, in arrivo tante altre novità, vi invito nuovamente a cercare su Facebook Mark Tower, andare su YouTube Mark Tower con il canale ufficiale, anche Instagram, non dimentichiamoci che Mark Tower si trova anche su Instagram. Rimanete connessi perché ne vedrete e ne sentirete sicuramente. Di tutti i colori! Delle belle di tutti i colori, di tutti i colori. Allora dai Mark, salutiamo i nostri amici ascoltatori. Un saluto a tutti, grazie della compagnia. Mi fate bene, io ve lo dico, mi fate bene, mi fate star bene. Cercherò di far star bene anche voi con quello che posso fare. E un saluto a todo amico della Latino America, grazie e... A presto Massimo e grazie. A presto anche a te, anzi a prestissimo, ripeto, Sto Crazy, assolutamente da non perdere di Mark Tower, il grande ritorno di Mark Tower dopo quasi 40 anni. Grande, un saluto a tutti, io amici vi ringrazio per la vostra pazienza,
per i vostri commenti e noi continuiamo a porte chiuse, perché io e due basta, a ballare. Ciao a tutti! Ciao, 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 ciao!